Si è insediato oggi al Palazzo di Giustizia di Agrigento il nuovo presidente del tribunale. Si tratta del giudice Luigi D'Angelo. Immesso nelle funzioni di presidente del tribunale di Agrigento. Autunno 2008, settembre e ottobre, mesi rivoluzionari alla procura e al tribunale di Agrigento. Sono rinnovati i vertici dei piani più alti del Palazzo di Giustizia della Città dei Templi. Il 15 settembre si è insediato il nuovo procuratore Renato Di Natale da Caltanissetta al posto di Ignazio De Francisci, rientrato nella sua Palermo come procuratore aggiunto. Oggi è la volta di Luigi D'Angelo, incoronato presidente del tribunale e successore di Aldo Lopresti Seminerio. Eccole qui, sono le immagini del cosiddetto Croce a Letto più 77, il primo maxi processo alla mafia e alla stidra agrigentina. 78 imputati. È il 5 dicembre del 1994 e Luigi D'Angelo è il presidente della Corte d'Assise. In quel tempo D'Angelo, agrigentino doc, ha 44 anni, adesso ne ha 59 e la sua carriera in magistratura è iniziata nel 1974, a 24 anni. La scalata delle gerarchie giudiziarie è stata fulminante. In tribunale nel 76, in corte d'appello nel 1987, poi magistrato di Cassazione dal 1994. Ad Agrigento è stato presidente di Corte d'Assise, poi capo della pretura, poi, dopo la legge sul giudice unico di primo grado, è stato presidente di sezione del tribunale. Oggi la cerimonia dell'insediamento ufficiale nell'aula intitolata Rosario Livatino. Luigi D'Angelo subentra ad Aldo Lopresti Seminerio, in carica dal 1991, che sarà ricordato, tra l'altro, come il Caronte, che ha traghettato il tribunale di Agrigento da via Atenea al nuovo palazzo di via Mazzini. Lopresti Seminerio sarà ancora attivo ad Agrigento, nell'organico delle civile, in attesa di un eventuale incarico direttivo in Corte d'Appello. Ma innanzitutto mi fa piacere dire che il Tribunale si trova in condizioni buone, nel senso che nell'ambito di una valutazione nazionale è in condizioni tre migliori tribunali in senso di puntualità. Certo, i margini di miglioramento ci sono e sono grandi. Abbiamo dei vuoti di organico e stiamo cercando di supplire con dei provvedimenti provvisori che possano tamponare le esigenze e poi cercheremo di curare al massimo che il Tribunale sia in grado di dare una risposta alle esigenze di giustizia quale la gente l'attende, quindi migliorando anche la qualità della risposta. I giudici non possono limitarsi ad essere colti o a trattare in maniera fredda le pratiche. Chi viene in tribunale chiedendo giustizia ha bisogno di qualcuno che comprenda davvero le esigenze che vengono portate avanti e trovi una soluzione ad un problema, non creare un problema sul problema. Gli formulo l'augurio di buon lavoro, ovviamente, e so che sotto la sua presidenza, certamente il tribunale, continuando nel solco della tradizione che c'era già stata, avrà un'organizzazione sicuramente efficiente e potrà dare risposte alla giustizia e soprattutto ai cittadini. È un giorno importante non solo per il Tribunale di Agrigento ma anche per la città di Agrigento, perché lascia un valente, valoroso, ottimo magistrato agrigentino quale il presidente dottore Aldo Lopresti Seminerio ed entra un altrettanto valoroso, ottimo magistrato quale il presidente D'Angelo. Il Consiglio Superiore della Magistratura questa volta ci ha dato quello che ci aspettavamo, quella che la città si attendeva, cioè un presidente che subentra ad un altro altrettanto capace e altrettanto valoroso.